Il ministro Bonafede ha fatto un'altra gaffe, però quello è ministro, il problema è quello, finché le gaffe le fa uno che passa, ma che è successo? A 8:30 da Lilli Gruber, la giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, gli ha detto: Ministro, ma bisognerà anche occuparsi dei casi degli innocenti che stanno in prigione, no? E lui ha detto: Non ci stanno innocenti in prigione. La povera Cuzzocrea sbalordita, ha detto: come non ci stanno innocenti in prigione? Guarda, ministro, sono dati ufficiali, ci sono 27.000 persone che negli ultimi circa 27 anni sono state in prigione ed erano innocenti, e infatti poi lo Stato ha pagato i risarcimenti. E lui ha risposto: no, vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. Quale è un altro discorso? Gli ho detto: ci sono 27.000 innocenti che stanno in galera. E lui dice: no, sono in galera 27.000 innocenti. No, il surrealismo di Bonafede, d'accordo. Il giorno dopo precisa, cosa dice il giorno dopo Bonafede? Dice: no, ma io non parlavo di loro, io dicevo che non ci sono assolti in prigione. Uno se lo guarda e dice: beh, ma questo dove hanno preso? Come non ci sono assolti? Cioè, ha detto Bonafede che se uno viene assolto non viene messo in prigione. Non so, è surrealismo puro, quasi sembra Andy Warhol. Non so cosa può sembrare uno che dice una cosa del genere. Non si riesce neanche a dire che è una stupidaggine, è ovvio. Ma andiamo un po' oltre il surrealismo. Perché lui dice: no, io quando dicevo innocenti intendevo assolti? Perché per lui è innocente chi è assolto. Cioè, una persona che riceve un avviso di garanzia è colpevole. Poi, se per caso viene assolto, diventa innocente. Ora, voi capite che un ministro della giustizia, per di più un avvocato, questo ha preso la laurea, c'è niente da fare, risulta dagli atti, ha preso la laurea in giurisprudenza, che pensa che una persona è colpevole fino a che non viene assolto, e uno si mette le mani nei capelli, non sa più che fare, non sa più che dire.